Per le vittime dell'Unità d'Italia, per i morti dell'Unità d'Italia, questa festa è una giornata di gioia o di lutto? Ma io credo che per tante realtà, io ho sentito anche tanti amministratori del centro-sud che poco si riconoscono in questo paese. Credo che se lo guardiamo sotto l'aspetto dei programmi, delle iniziative del XX secolo, quando si hanno bisogno dei grandi spazi, delle grandi aree, forse aveva una importanza. Attualmente noi crediamo più che questa economia globale, che ha diversificato assolutamente il modo di pensare, e noi io credo che la ricchezza di questa Europa si deve basare sulle identità territoriali, sulle realtà territoriali e economiche, e se la guardo dal punto di vista è stata una tragedia. La guardo dal punto di vista del XX secolo, forse era una necessità. È stata una tragedia, quindi anche un lutto, posso condividere questo termine? Un lutto in termine buono, nel senso è stato un lutto, è un lutto metaforico, possiamo dire. Sì, lutto metaforico, siamo d'accordo? Sì. Senta, ovviamente io faccio... Lei ha fatto al Gazzettino a Treviso, ha detto non ho tempo né soldi per l'Unità d'Italia, conferma queste dichiarazioni? Assolutamente, con l'esistenza del mio bilancio, del quale da 3 anni non ricevo un euro dal Stato centrale, mi devo lanciare con le mie tassazioni che noi abbiamo, per cui siamo autonomi al tempo, quest'anno dovrò versare ulteriori 280.000 euro di soldi della provincia di Treviso non provenienti da Roma alle casse statali. Ovviamente non ho soldi a disposizione in questo momento, se non mi vengono da Roma, non arrivano da Roma, non ho soldi a disposizione per l'Unità d'Italia, dato che i miei sono impegnati in varie scuole, in cui ci siamo stati impegnati come seconda provincia a livello nazionale per la sicurezza antisismica, per i laboratori, e sulla viabilità, che ricordo che la provincia di Treviso è stata la prima, sull'obiettivo dell'Unione Europea del 2000, di ridurre del 50% la mortalità e gli incidenti stradali nelle proprie strade. Certo. Senta Presidente, quindi voi tenete aperto, giusto? Ma guardi, sì, è una norma nazionale che prevede la chiusura degli enti pubblici, ovviamente io non posso sopperire, ma certo. Sarà una giornata come tutte le altre, in quale incontrerò gente, andrò in mezzo alla gente. Andrà a lavorare, corretto? Continuerò a lavorare. E quindi le scuole, diciamo i servizi pubblici, se lo stabilisce lo Stato centrale, che è nel suo diritto, lei lo rispetterà, mentre negozi e imprese cosa faranno? Le imprese, per esempio, se tengono aperto? Se tengono aperto, guardano la loro redditività, il loro bilancio dell'azienda, e soprattutto guardano di non mettere in cassa integrazione dei lavoratori, per cui credo che guarderanno l'aspetto proprio lavorativo. Lavorativo. Senta, si parla tanto di presunte alleanze romane con la sinistra, con la destra, con il centro, eccetera. Ovviamente lei l'ha anche detto, per voi il federalismo è un'assoluta priorità. E dopo il federalismo cosa succede, secondo lei, dal suo osservatorio trevigiano? Ma dopo il federalismo che stanno approvando in questi giorni è un federalismo un po' anacquato sicuramente, frutto di una mediazione con una grande maggioranza di parlamentari che non vuole assolutamente il federalismo. Dall'altra parte però sono le fondamenta per ricostruire questo Stato e per portare questo Stato a poter competere sia in Europa ma soprattutto nel mondo con nuovi requisiti normativi e organizzativi che sono indispensabili per poter continuare a sviluppare, perché ricordo che il lavoro è il sviluppo della solidarietà e del sostenere la qualità della vita delle persone, quelle anche più svantaggiate. Senta, gli extracomunitari si dice che da voi siano integrati, è vero? Ma diciamo, da noi abbiamo una percentuale di lavoratori extracomunitari integrati, di questi il presidente Napolitano si è dato atto nella sua visita a Treviso. Quella parte che non si integra e non vuole integrarsi sono coloro ai quali noi chiediamo verso di loro che ritornino a casa loro. Senta, lei farà il segretario, qualcuno dice a Roma che lei potrebbe essere il nuovo segretario in Veneto. Ma io attualmente sono presidente della provincia di Treviso, mi sto preparando una nuova tornata elettorale per il rinnovo della presidenza della provincia di Treviso, politicamente sono a disposizione del movimento. Quindi non dice di no. Senta, il rapporto con Zaia come va? Perché dicono che
che insomma Zaia ha parecchie difficoltà adesso in regione. Zaia sicuramente ha trovato una situazione, io ho avuto l'onore e il piacere di lavorare oltre 8 anni con Zaia, perché sono stato suo vicepresidente, abbiamo un ottimo rapporto con il governatore Zaia, è un bravo governatore, sta modellando il sistema Treviso, il sistema regionale, sta facendo un grande lavoro, abbiamo un ottimo rapporto e credo che se il tempo gli darà l'opportunità di poter organizzare e programmare tutto le sue idee, il suo metodo di lavoro, sicuramente anche il Veneto avrà un grande rilancio. Senta, per chiudere, cosa pensa della polemica sollevata da Durnwalder? Durnwalder credo che è una polemica un po' abbastanza etonista, la chiamerei. Come, scusi, come? Etonista. Ah, ok. Spieghiamo? Ama se stesso senza dimenticandosi che le rose gli porta qualche altra persona. Cioè prende i soldi dallo Stato, corretto? Lui vive i soldi dell'Italia, però sputa sul piatto che mangia. Sono d'accordo con lei su questa sua analisi, sputa sul piatto dove mangia e quindi fa un gioco più di immagine forse che di sostanza politica, ipocrita, giusto? Esatto, sempre un'immagine di esposizione mediatica, anche perché penso che l'Austria, se dovesse andare in Austria, non gli darebbe le stesse opportunità e la stessa richiesta che attualmente ha dallo Stato italiano. Anche perché il Nord, scusi se mi permetto, ma lo dicono le statistiche, il nostro Nord è molto più ricco e benestante dell'Austria. Sicuramente sì. Noi siamo tra i più benestanti d'Europa, se non sbaglio. Esatto, si fa notare, sì. Cioè, se ci sono terroni, non siamo noi, sono gli austriaci. Diciamo hanno una organizzazione, ma loro si accontentano anche della loro organizzazione, molto probabilmente loro hanno raggiunto un limite di equilibrio, il quale sono contenti loro, quando una realtà territoriale è contenta. Già ha ragione, poi tra l'altro per voi è anche un importante partner commerciale, quindi capisco che lei giustamente debba rispettare quello che è. Però tornando invece a Durnwalder, questa ipocrisia mediatica viene fuori la loro ambiguità politica, cioè si avverano da Roma e poi sputano, giusto? Esatto, e tentano anche di tagliare quelle piccole iniziative che noi in Veneto stiamo facendo per competere in termini politici con il Alto Adige o con Trentino. Non a caso Durnwalder vorrebbe addirittura mettere i pedaggi sui passi validi di attraversamento tra il Trentino Alto Adige e il Veneto, perché i turisti non dovrebbero vedere il Veneto. Quando sappiamo che loro finanziano il sistema turistico, il sistema di alberghiero, con finanziamenti con i soldi nostri, noi non possiamo mettere nelle Dolomiti, nelle Cortina o nel Cadore. Certo, senta, quindi lei non crede che si staccheranno da noi? No, io non credo che si staccheranno da noi, anche perché credo che non gli conviene staccarsi da noi. Assusto però quello che sta facendo il ministro Calderoli, che sta mano a mano tagliando i trasferimenti, perché è giusto che loro, se hanno un PIL a 100, possono avere un consumo interno, per cui una possibilità di esplorare le loro iniziative attraverso l'80%, ma anche loro dovrebbero fare una solidarietà verso questo Stato che li ha aiutati per 60 anni. Assolutamente. Senta, sulla guerra delle province a che punto siamo? Parlo di Bolzano mi pare. No, scusi, ho sbagliato, Belluno la ragione del contendere, giusto? Belluno ha ragione di contendere in quanto, Belluno in realtà bisognerebbe conoscerla, non è una guerra aperta tra le province. Sul complesso generale del provincia a livello nazionale la nostra linea è ben chiara, provincia sotto un certo numero di abitanti che abbiano una funzionalità, un'area vasta, politica d'area vasta. All'interno del Veneto diciamo che in questo momento Belluno sta soffrendo una mancanza strutturale logistica che di fatto impone un abbandono del territorio da parte di numero di abitanti, ma soprattutto di imprese, se pensiamo PLRia, in pochi anni si è trasferito in altre realtà per mancanza di strutture logistiche. Certo, senta, per chiudere, allora, quando tornerete, tra virgolette, normali, nel senso quando i postumi di questo gravissimo sinistro vi ha colpiti si ritornerà a una situazione normale e prevede ricadute negative sul turismo, non tanto solo della vostra provincia che è importantissimo, ma di tutto il Veneto?
la ricaduta sul turismo non credo che sia tanto collegata all'alluvione che abbiamo avuto in questo momento qua, assolutamente. Okay. La nostra difficoltà in questo momento è che ci sono paesi emergenti che hanno delle opportunità in termini fiscali, in termini anche di proposta turistica molto più accattivanti di noi. Noi siamo ancora un po' troppo statici, sclerotizzati su iniziative degli anni 70. Non a caso il nostro paese sta perdendo posizioni a livello mondiale. Parlo Croazia, parlo Slovenia, tutta la Jugoslavia, nelle proposte accattivanti stanno attraendo dei turisti anche a prezzi molto più convenienti, con paesaggi, soprattutto litorali, spiagge, mare molto più accattivanti rispetto ai nostri. E per chiudere, lei l'ho chiamata ieri e lei mi ha risposto: guardi Klaus, sto guidando, ci risentiamo più tardi, quindi lei non ha l'autista. Però Brunetta, e quindi questo lo voglio testimoniare perché l'ho visto in prima persona, però Brunetta aveva detto che a livello di governo centrale tagliamo un sacco di auto blu, ne abbiamo una marea, non è successo nulla, lei ha dato l'esempio. Caspita, ma su questo voi dovete, secondo me, non voi Lega, voi politici, il governo centrale, dare un segnale, perché se non c'è una lira, lei si lamenta che voi non avete una lira, poi ci sono tutte quelle auto blu, lei glielo chiedo perché lei ha dato l'esempio, quindi glielo chiedo anche, cioè si può camminare senza autista? Sicuramente sì, io cammino molto più volentieri senza autista perché credo che... È vero, no, che non ce l'ha, o sbaglio? No, allora noi siamo, tutta l'amministrazione abbiamo un'unica macchina che ce l'ha stata data dalla Consip, per poi dal Ministero degli Interni. Perché la battaglia di Brunetta sulle auto blu è fallita? Ma è brutto esempio se è fallita, perché credo che gli amministratori responsabilmente, come ho fatto io che ho ottenuto l'auto blu, come ho fatto io che nell'ultimo anno abbiamo ridotto il personale di oltre 120 unità nella nostra provincia, credo che bisogna ottimizzare, razionalizzare. Noi, guardi, noi siamo coloro che gridano che stiamo facendo una protesta più alta, siamo però coloro che rispettano le normative, perché noi vogliamo un cambiamento all'interno della democrazia. Ma noi ci seguiamo, è la mia battaglia che porto anche all'interno del direttivo del Lupi Nazionale, è quella che anche i miei colleghi del Sud devono razionalizzare e ottimizzare le spese. Con l'amico di Potenza, che ha una autista per ogni assessore, io ho detto non può venire a farmi una paternale perché il Nord spende in determinate maniere o è pensa solamente a se stesso. Noi le nostre economie le abbiamo fatte, devono fare anche loro, e questa sarà la battaglia dei prossimi anni. Grazie Presidente, la trasmissione va in onda domani, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Presidente, arrivederci. Grazie, salve.